essere sentito intimamente da ciascun cittadino. Presidente, dobbiamo cambiare il DJ, eh? Beh, è stato un piacevole intermezzo musicale, poi lo sentiremo meglio e con calma. Chiudo rapidamente perché credo che dobbiamo essere europei anche in queste circostanze. Salerno si è messa in festa, Salerno si propone sullo scenario nazionale ed europeo come città che è in grado di esprimere valori di cultura e di turismo, uno sforzo eccezionale che Enzo De Luca ha voluto avere nel corso degli anni e che giungerà al compimento l'anno prossimo con la realizzazione di Piazza della Libertà. È un boicottaggio, ditelo. Va bene, no, io non credo di dover aggiungere altro, ringrazio tutti quanti voi, vi do i miei auguri e cedo la parola ad Enzo De Luca. Ciao, no, quello che fa il DJ in realtà si chiama Peppe Cavaliere, è uno degli elettricisti del comune e dobbiamo ringraziarlo perché lui, Gabriele Pennimpele, Paglietta, tutti quanti, no, hanno lavorato sotto l'acqua con l'impresa, perché sapete che siamo partiti quest'anno a luglio, quindi con un po' di ritardo per alcune vicende giudiziarie, amministrative, e quindi si è dovuto fare davvero uno sforzo enorme, ma mi pare che il risultato sia estremamente elegante, gradevole. Prepariamoci ad accogliere centinaia di migliaia di turisti, di visitatori, di amici che verranno qui da tutta la regione, da tutta Italia, e prepariamoci a offrire il volto più bello della nostra città. Salerno da 15 anni, grazie anche a questo evento, è una delle mete turistiche più importanti d'Italia e d'Europa nel periodo di Natale e di Capodanno. Veramente siamo riusciti a fare non solo una città splendida, ma a creare anche un'economia turistica che non avevamo, perché 15 anni fa questa piazza era buia e c'era solo all'inizio della piazza la pescheria di Suacione con due lampadine appese e due capitoni e niente più. Da 15 anni siamo una delle mete turistiche più gettonate, più ambite d'Italia e d'Europa e dobbiamo essere orgogliosi di Salerno, orgogliosi di Salerno. Allora, diceva Enzo che l'anno prossimo sarà il primo anno nel quale faremo le feste di Natale e Capodanno non più in maniera improvvisata, ma Piazza della Libertà, perché dopo 15 anni di calvario si sta completando il lavoro e vedrete, sarà uno spettacolo nello spettacolo. Provate a immaginare il palco e le luci con il mare dietro, il golfo dietro, le due costiere e il castello d'Arechi illuminato. Sarà una delle immagini più belle d'Italia, di cui essere davvero fieri. Allora, un grande abbraccio a tutti quanti voi, auguri a voi, alle vostre famiglie, e prepariamoci ad accogliere centinaia e migliaia di persone che ci onoreranno della loro presenza. Grazie a tutti, auguri. E adesso può partire la musica e la luce. La festa per l'inaugurazione continua alle 19.30 in piazza Portanova. Il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente Vincenzo De Luca offrono a tutti voi un bellissimo concerto jazz. Quindi tutti in piazza Portanova 19.30.